Abbiamo con noi Pietro Cecilia, amministratore unico di TSECnet, società di analisi, progettazione e consulenza di networking e security. Ecco, dottor Cecilia, quali sono i fattori più rilevanti da considerare nella progettazione di un sistema IP-CCTV? Intanto possiamo dire che in Italia tra l'80 e il 90% dei sistemi che vengono realizzati sono sistemi ibridi, quindi significa che contengono una parte di analogico e una parte di IP, e questo per salvaguardare gli investimenti. Ma in ogni caso quindi c'è sempre anche una parte di IP che si sta evolvendo, che sta diventando sempre più importante. E quindi in questi sistemi IP o anche ibridi gli elementi più importanti da considerare sono tre: ovvero il software di management, la rete IP e le telecamere, che possono essere sia analogiche che digitali. Quindi questi tre elementi devono essere tenuti in considerazione, sono tre elementi come in un tavolino a tre gambe che devono essere assolutamente in equilibrio. Quindi un fattore non possa essere preponderante rispetto a un altro. E in queste tre aree quali sono i fattori che sono più importanti? Sono tre: quindi il software, quindi il video management, lo storage e la larghezza di banda. Mentre per quanto riguarda lo storage, una volta realizzato un sistema di videosorveglianza, se non ho calcolato bene lo storage posso anche rimediare all'errore, quindi aumentando un pochino di storage, mettendo dei dischi in più. Se invece ho fatto un errore sulla larghezza di banda, è il sistema completo che ne viene inficiato, perché è l'utente finale che non riesce più a visualizzare, a vedere o a registrare tutte quelle immagini o tutte quelle per cui lui ha pagato magari anche a caro prezzo certe telecamere, magari megapixel, appunto di altissima qualità. Ed è per questo motivo, a mio avviso, che bisogna fare un'analisi a priori di quello che c'è sul sito da installare. Quindi, a mio avviso, insieme al security assessment o subito dopo il security assessment deve essere realizzato il networking assessment, ovvero deve essere identificato l'operatore di rete, se quanta è la larghezza di banda, che tipo di banda, se ci sono degli operatori affidabili, che tipo di affidabilità l'operatore può fornire in quell'area, perché ci sono, e sappiamo che in Italia, in aree dove la banda è disponibile è ampia, e ci sono zone anche in città importanti dove non c'è la larghezza di banda. Quindi il networking, a mio avviso, è un elemento da considerare a priori prima di realizzare qualsiasi progetto. Quindi committenti, attenzione al networking e anche operatori. Tra l'altro l'Italia è ancora afflitta da un discreto digital divide. Ringraziamo Pietro Cecilia.